Valentina, benvenuti in questo nuovo video. Come potete leggere dal titolo qua sotto, oggi torno con un nuovo focus on dedicato tutto quanto a una nuova serie uscita davvero da pochissimo in fumetteria. Il volume di cui vi andrò a parlare è uscito il 7 di febbraio nelle varie fumetterie e devo ringraziare assolutamente Star Comics per avermi omaggiato della copia che vi andrò a mostrare. Parlando dell'Isola dei Bambini Dimenticati di Kei Sambe, come ho detto edito da Star Comics per un prezzo di copertina di 5,90€ per un'edizione davvero ben fatta, come accade sempre per i volumi della Star Comics, con una sovracoperta. Sotto presenta tutti questi graffiti e poi capirete leggendo il volume di che cosa si tratta, e abbiamo una pagina a colori che comprende la prima facciata e l'indice. L'autore di questo manga già è famoso all'interno del catalogo della casa editrice stessa per altre due opere, in particolare la prima è Erased, che è uscita lo scorso anno e ha sviluppato parecchio successo per quanto riguarda la storia in generale, tanto che ne è anche uscito un drama su Netflix intorno a dicembre che ho visto e ve ne parlerò più avanti. E devo dire che, nonostante non sia l'approccio cartaceo all'autore, devo dire che il suo stile narrativo in quel caso mi è piaciuto moltissimo. Per di più all'attivo, oltre a questo, Star Comics ha anche un'altra opera dell'autore, e poi appunto è uscito dal 7 febbraio questo primo volume di questa serie che conterà in totale 4 volumi, che è un seinen a carattere horror thriller mystery facente parte di un filone di trama molto particolare e soprattutto molto interessante nel suo genere. Io ho letto parecchie storie di questo tipo, quindi quelle storie che prendono in analisi un po' il mistero, il luogo misterioso dove avvengono fatti strani, morti, uccisioni, sparizioni. Ne ho letti un po', e questo per il momento, essendo nonostante lo stesso un primo volume, mi ha comunque molto interessato e incuriosita su cosa succederà poi nel futuro. Prendendola come primo approccio, la storia si presenta non molto diversa da tante altre del suo genere, però allo stesso molto interessante. Il tutto parte con l'arrivo dei due fratelli Suzuhara all'interno del campus Hōzuki, che è un campus che racchiude in totale 6 studenti e 4 insegnanti, in particolare studenti che hanno avuto un po' di problemi a carattere familiare. Possiamo trovare ragazzini molto giovani, ovviamente minorenni, che hanno avuto problemi per quanto riguarda la famiglia, per avendo magari i genitori in carcere, altri che hanno perso i genitori e per questo motivo hanno avuto disturbi alimentari, altri che si sono trovati letteralmente abbandonati dai genitori, magari chi ha subito esperienze che l'hanno portato quasi all'uccisione durante il suicidio del genitore stesso. Quindi potete capire, bambini e ragazzini che hanno parecchi problemi sotto questo punto di vista, quindi bambini e ragazzini diversi dal normale e dimenticati da quella che è, diciamo, il luogo che dovrebbe invece accoglierli e supportarli maggiormente, cioè la propria famiglia. Ovviamente, come accade nella maggior parte di storie di questo genere, questo campus nasconde un grandissimo segreto, soprattutto per quanto riguarda la sparizione di altri ragazzini che c'erano stati prima dell'arrivo dei due fratelli, e tutto questo porterà a varie congetture su che cosa davvero è il campus, che cosa nasconde, e in particolare bisogna fidarsi solo di se stessi, in particolare soprattutto non degli adulti, perché nel momento in cui un ragazzino viene a sapere o scopre qualche cosa, questo scompare e si pensa che sia proprio colpa, in questo caso, dei professori. Filone narrativo che interessa questa storia, devo dire la verità, mi ha interessato sin dalle prime pagine, perché inizialmente vediamo sicuramente qualcosa che si andrà poi a ricollegare nei volumi successivi e che ha reso comunque, secondo me, la lettura ancora più intrigante, ancora più adrenalinica e soprattutto ancora più movimentata di quello che non è magari il primo volume, che si vede benissimo essere semplicemente un qualche volume, almeno all'inizio, di presentazione del luogo, della situazione, dei vari personaggi che comunque piano piano impariamo a conoscere, anche se ci sono ancora tantissimi misteri che aleggiano dietro di loro, in particolare ovviamente dietro gli insegnanti, ma vi ricordo è una serie comunque composta da 4 volumi, quindi piano piano i vari misteri verranno sicuramente al pettine e conosceremo sempre di più nel dettaglio la psicologia dei personaggi e che cosa appunto succede all'interno di questo particolarissimo campus. Se con il J-drama di Erased io ho un po' imparato a conoscere quello che è lo stile narrativo delle storie di Kei Sambe, o comunque in particolare di quella, devo dire che non conoscevo effettivamente quello che era il suo vero e proprio stile grafico del suo disegno, del suo tratto vero e proprio. Il suo disegno si presenta come un disegno molto semplice, niente di particolare, né troppo azzigogolato, né troppo predefinito, anzi davvero un tratto che sicuramente si adatta alla perfezione alla storia, per l'uso in particolare di rettili, ma soprattutto del gioco di luci,
fra bianco e nero, chiaro scuri, grigi, eccetera, eccetera, che è una cosa che apprezzo molto vedere all'interno di storie di questo genere. Mi viene quasi da pensare ad Another, che anche in quel caso il tipo di colorazione, comunque di grigi, bianchi e neri, mi piaceva moltissimo ed era giostrata molto bene. Qua non è assolutamente da meno. Il tratto si presenta comunque molto primordiale rispetto a tanti altri, anche perché so di preciso che questa è un'opera che è uscita qualche anno prima di Erased stesso. Ora io non so come si presenti il tratto vero e proprio di Erased, però da quello che ho capito non è tanto diverso da questo, ma allo stesso tempo devo dire che mi piace molto nella sua semplicità e nel suo essere, secondo me, come ho detto, davvero molto adatto alla storia che si va comunque in particolare ad affrontare all'interno di trame di questo tipo. Sicuramente la porterò a termine, perché davvero ora voglio proprio sapere, dopo gli sviluppi delle ultime pagine, come andrà a concludersi la vicenda, quali sono i misteri che aleggiano dietro il tutto e che cosa l'autore ha un po' in serbo per noi lettori. In generale, se cercate una serie di questo genere, io mi sento assolutamente di consigliarvela. Come ho detto, ne ho letti alcuni, alcuni meritevoli, altri passabili, altri carini, ma nulla di che. Questa, nonostante presenti comunque una trama già vista in altri aspetti, sicuramente lascia il lettore in sospeso e al voler conoscere sempre di più, che secondo me è uno dei punti di forza di storie di questo tipo, quindi il voler in qualche modo conoscere, sapere e arrivare alla fine di un qualcosa che in un modo o nell'altro ti ha lasciato un po' col fiato sospeso. E dal mio punto di vista è assolutamente consigliato. Se voi state leggendo questa serie o avete letto altro, state seguendo l'altra serie di questo autore, fatemi sapere qua sotto come lo trovate. Questo è effettivamente il mio primo approccio, ne sono rimasta abbastanza soddisfatta. Ora vedremo come andrà a terminare questa vicenda e sicuramente in futuro recupererò anche il manga di Erased, perché dopo aver amato il J-drama voglio assolutamente affrontare anche la versione cartacea, nonostante io sappia che è particolarmente fedele, quindi anche il drama ha fatto molto bene. Ok ragazzi, il video è terminato, come sempre vi aspetto qua sotto per parlarne assieme. Io ringrazio ancora Star Comics per avermi dato la possibilità di parlarvi di questo primo volume, di questa novità da poco uscita in fumetteria qua sul mio canale. Come sempre a fianco a me trovate gli ultimi due video usciti e il bottoncino per iscrivervi nel caso non vogliate perdervi i prossimi video. E vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo alla prossima. Ciao!